Ciao a tutti da Alessandra. Oggi vediamo da vicino come funziona la pinza 4 in 1. Allora, questa è la pinza 4 in 1. La pinza 4 in 1 appunto è una pinza che svolge 4 funzioni. Infatti può essere molto utile se usate portare in giro le vostre creazioni, insomma lavorare lontano dalla vostra postazione casalinga, quindi con una pinza raccogliete più funzioni senza portarvi tanti attrezzi. Oppure può essere anche molto utile per chi sta per iniziare, quindi vuole vedere insomma come va con questo hobby, quindi può acquistare un'unica pinza per avere più funzioni, o anche per chi svolge tecniche in cui non è necessario, molto frequente, l'utilizzo delle pinze, soprattutto di pinze specifiche. Allora, la pinza è strutturata in questo modo. Nella prima parte, appunto, vediamo che i becchi sono conici. Proprio per questo una delle sue funzioni è quella di girare, quindi ci aiuta ad avvolgere i fili o a realizzare curve. Poi abbiamo questa scanalatura. Tramite questa abbiamo possibilità di chiudere, ad esempio, degli anellini. In questa terza parte la pinza è totalmente piatta, vedete? E grazie a questa possiamo schiacciare. E poi l'ultima parte, che è questa, ed è il tronchese. Ora facciamo una veloce dimostrazione per mostrarvi quanto può essere pratica. Ad esempio, se ho necessità di realizzare un cappio, mi posiziono in questo modo, giro, posso tagliare il filo in eccesso con il tronchese. Sempre con questa parte della pinza possiamo chiudere gli anellini, quindi li posizioniamo in questo modo e chiudiamo. Comodissima. Ecco qua. Oltre a chiudere gli anellini, possiamo svolgere anche un'altra funzione base della bigiotteria, che è quella della chiusura dello schiaccino. Quindi facciamo conto appunto che stiamo chiudendo una creazione. Qui abbiamo la parte piatta della nostra pinza e quindi possiamo chiudere lo schiaccino. Quindi in una sola pinza possiamo eseguire le tecniche base del montaggio di un bijou. Infatti possiamo realizzare nodini ad orefici, cappietti per orecchini e tante altre creazioni. Possiamo realizzare una chiusura con lo schiaccino oppure altre funzioni di base come chiudere gli anellini o altri componenti. Quindi insomma è un attrezzo, una pinza davvero molto pratica, che vi consiglio insomma ad avere nella vostra craft room perché sarà sicuramente utile. All'interno del nostro sito la trovate nell'area componenti attrezzi, nella categoria pinze per bigiotteria e nello specifico nella sezione pinze speciali. Questa era la mia spiegazione sulla pinza 4 in 1, ci tenevo a mostrarvi insomma le funzioni di questa pinza perché molto spesso mi scrivete, ci scrivete insomma chiedendo informazioni su come funziona, su come è strutturata, e quindi ecco, pensavo che potesse essere un video molto utile. Per qualsiasi informazione contattateci ad info@hobbyperline.com. Ciao!